Ti garantisco che ci saranno tempi duri, giorni brutti, giorni belli, sarà sempre così. Ti garantisco anche che uno dei due, o tutti e due, alla fine si stancherà. Ma ti garantisco anche che se ora non ti chiederò di essere mia per sempre, lo rimpiangerò per tutta la vita. Sento che nel mio cuore ci sei solo tu. Mi vuoi sposare? Sì, assolutamente sì. Sì, lo voglio. Perfetto. Eccoci qua ragazzi, siamo in questo nuovo video della Mod Vita da Gangster. Come avete visto all'inizio del video, ho fatto la proposta al mio amore. E ha detto sì, cavolo, sì, ha detto sì, ragazzi. Ci sposiamo, vi rendete conto? La cosa più bella di tutte, l'emozione più bella veramente del mondo, ragazzi, perché comunque il matrimonio in sé è una bella roba, veramente una roba strafiga. Comunque, volevo dirvi che il video completo non lo vedete qua, ma lo si vedrà nel video nel canale di Marti domani, ragazzi. Quindi mi raccomando, quando voi vedete che io non carico video, è perché li sta caricando lei nel suo canale. Quindi mi raccomando, iscrivetevi anche a lei, che comunque faremo delle robe assurde, ragazzi. Quindi non solo questo, pure altre cose. Comunque, cosa faremo in questo video? In questo video, ragazzi, dobbiamo fare mille mille cose: vestito, lavare le auto, assumere l'autista perché voglio una bella limousine. E poi vi faccio vedere la location dove mi voglio sposare, no? Dove ci sposiamo, una bella location, ragazzi, veramente una roba ad altissimi livelli. Comunque andiamo, ragazzi, iniziamo a lavare la Mercedes. Vai, andiamo all'autolavaggio, vi faccio pure vedere, ragazzi, perché è veramente bello pure lavare l'auto. Però passiamo prima a comprarci qualcosa. Quindi perfetto ragazzi, mi raccomando iscrivetevi anche nel canale di Marti. Quindi mi raccomando ragazzi, iscrivetevi pure nel suo canale, vi lascio tutti i link in descrizione, nel primo commento, perché ve lo ripeto, alcuni di voi si stanno perdendo dei video assurdi. E quindi mi raccomando, andiamo subito a comprare acqua e cibo. Questa Mercedes è sporchissima, veramente ragazzi, non è proprio così questa Mercedes, ve lo assicuro. Ok, fermiamoci qua. Oh yes, andiamo qua e ci compriamo qualcosa, ragazzi. Allora, ci possiamo comprare ovviamente una Coca-Cola. Ok, ne compro due. Poi ci compriamo due hamburger. Perfetto, vedete come mi sta scalando i soldi? E adesso, ragazzi, vi faccio vedere come mangio e beve. Quindi beviamo una Coca-Cola e come vedete, comunque aumenta la barra la sete. Prendiamone due a questo punto. Oh yes, ok. E poi ragazzi ci prendiamo qualcosa da mangiare. Oh, perfetto, vedete, stiamo tornando veramente belli carichi. Ottimo così, va bene così perché io non voglio ingrassare, eh. Io voglio comunque mantenere un certo livello di come dire, di strafigaggine. Dobbiamo essere sempre prestanti, ragazzi, anche fisicamente. Comunque, andiamo subito all'autolavaggio. Dobbiamo sbrigarci, ragazzi. Mi sono pure messo senza maglietta perché comunque poi ci bagniamo lì. Vediamo di qua. Sì, mi ricordo bene, qua vicino l'autolavaggio. Ok, poi andiamo di qua. Ok, eccoci qua ragazzi. Guardate ora, quindi mettiamo un attimo la macchina sistemata là sotto. Tra l'altro, ragazzi, è una bestia. Mettiamola qua, ragazzi, e iniziamo. Perfetto. Guardate ora. Boom, ragazzi, 10 dollari e possiamo lavare noi la macchina, vi rendete conto? Guardate. Vedete? E ora, diciamo, dobbiamo iniziare comunque a gettare l'acqua qua, il sapone, e poi la macchina a un certo punto, diciamo, si pulirà. Ok, mi dirà che sarà pulita. Faremo sia con questa che con la Golf, capito? Sì, dai, sta iniziando. Ok, andiamo avanti così. Ok, perfetto. Vedete, sta iniziando a diventare più lucida come sempre, ragazzi. Una bella Mercedes questa, rispettabile proprio. Ok, andiamo avanti così, un altro po' qua sui vetri. Ok. Eccolo qua, vedete ragazzi? Vehicle clean. E la macchina
Ora è splendente. Posiamo il tubo, ragazzi, andiamolo a parcheggiare e velocemente prendiamo pure la Golf. Guardate ora com'è diventata. Vedete? Un altro livello. Adesso finalmente si vedono i fari. Vedete quanto è splendente. Guardate qua. Una bomba. Poi comunque, ragazzi, non vi preoccupate che rimetterò pure la webcam, perché non sono mai stato così incasinato in vita mia, nel senso che c'ho tanti video da editare, che alcuni per esempio hanno le clip già fatte, alcune non hanno la voce, alcune così, quindi la webcam ritornerà però nei prossimi giorni. E poi chissà, probabilmente vorremmo vedere pure Marti con la webcam qui. Mettiamola qua, ragazzi, tanto nessuno la tocca. Velocemente prendiamo questo, laviamo pure questa, perché sembra pulita, però guardate le ruote, tutta sporca. E poi ci andiamo a comprare il vestito e vi faccio vedere la location. Ovviamente noi non possiamo vedere come sarà vestita Tracy, perché comunque credo che porti sfortuna a vedere la sposa, no? Prima del matrimonio. Quindi pure lei comunque sta facendo le compere, no? Vestiti e robe così. Ok, ok. Uè, pendeco a nonnet, capisci? Ok, beh ragazzi, vedete il vetro è tutto impolverato. Andiamo avanti così. Oh yes. Una bella lavata, ragazzi, a questa Golf. Che fai, te ne privi? Vai. C'è il mio amico Luca. Sì, Luca sa bene quanto ne ho parlato di questo tubo, ragazzi, perché proprio sono malato. Mi sono fissato con sto tubo perché è troppo bello da usare, capito? Oh, fai passare, dai. Ah, finalmente, ragazzi, sta diventando bella pulita la mia macchinetta. Tanto mo usiamo questa, dai, per andare là. Ok. Proviamo per il posteriore. Ok, vehicle clean. A posto, ragazzi, primo servizio fatto. Alla fine, diciamo, sono macchine che ci serviranno appunto... per farle stare per bellezza là fuori, e ovviamente non possono essere sporche. Guardate ora, veramente belle. Ora, ragazzi, passiamo un attimo al negozio di lusso e ci compriamo un attimo dei vestiti e poi vi faccio vedere la location. Sì, ora si ragiona. Comunque, tutto sommato, ragazzi, sono veramente contento di fare queste collaborazioni, perché comunque sentirete altre persone, di nuovo anche James, anche Luca, quindi per me è una roba unica. Poi, diciamo, loro li posso proprio ritenere i migliori amici, perché comunque hanno dato vita a, come dire, alle mie fantasie, no? Quindi quello che volevo è stato fatto veramente con grande rispetto e proprio con tanta voglia, quindi lo devo dire questo. Sono persone fidate, no? Quindi voglio fare questo, ok, si fa, capito? Senza ma, senza se, senza non lo so. Sempre disponibile. Ok, ragazzi, mo ci compriamo un bel vestituccio qua. Ma io devo spaccare tutti i livelli, ovviamente. Ok, mettiamoci qua. Perfetto. Allora, vediamo un attimo dove acquistare i vestiti. Oh mio Dio, ragazzi, Dios mio, proprio così, Dios mio. Guardate qua, ragazzi, guardate qua quanto stiamo spaccando, ma quanto si può spaccare? Cioè, robe assurde, ragazzi, proprio alti livelli, proprio di figaggine, mamma mia, mamma mia. Abbiamo comprato i vestiti, ragazzi, siamo qua vicino, vi faccio pure vedere la location, che è tanta roba, e tutto progettato nei minimi dettagli, quindi sarebbe la villa del Playboy, no? Andiamo un po' a vedere. Dovrebbe stare da queste parti, sì. Oh yes. Eccola qua, eccola qua. E niente, ragazzi, che dirvi? Molto probabilmente dopo uscirà un video di assetto corsa con il mio amico Luca. E per là sarà divertente. Comunque, guardate qua. Appena entri, vedete? Abbiamo già tutti questi fiori bellissimi, ragazzi, proprio molto 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 belli. E poi si va avanti così, la sposa farà questo giro. Si fermerà qua, ragazzi, vedete? Qua si inizia a parcheggiare.
No, che le macchine le parcheggeremo qua. E guardate ora cosa ho preparato per tutto questo evento. Bam, ragazzi. Proprio bam, bam, bam. Ok? Mamma mia. Cioè, qua è proprio la perfezione assoluta. Vedete tutte le sedie per gli invitati, l'altare. Lì si metterà il prete. Qua mi metterò io. Qua si metterà il mio amore. E poi si va avanti con la messa, no? Cioè, quindi vuoi farti la... mi devo fare la prova. Allora, io Franklin accolgo te, Tracy, nella grazia di Cristo. Ti prometto di amarti, onorarti nella salute. Non lo so, ragazzi, poi lo sposo deve fare un ripasso, no? Perché non me le ricordo neanche io ste robe. Però voglio essere perfetto, capito? Wow, immaginate, tipo, quei fatti, sì, lo voglio. Wow, ragazzi, sì, lo voglio. Cioè, io già sto in ansia ora. E noi abbiamo visto di peggio, no? Sparatori, sangue, accoltellamenti. Però, ragazzi, cioè, quando si fanno sti fatti diventi proprio uno stupido. Nel senso stupido, nel senso un buonaccione, no? E quindi non vedo l'ora, non vedo l'ora. Qua si metterà il prete, guardate qua. Mannaggia, ragazzi, mannaggia, mannaggia, mannaggia. Troppo iperattivo, perché è una roba assurda. Fammelo andare, fammelo andare. E comunque vedete di qua, qua ci sarà pure il rinfresco, perché si vuole un po' rinfrescare bevendo qualche super alcolico. Ma io preferisco di no, voglio andare là lucido, ragazzi. Vedete qua, tutto preparato, ragazzi. Qua non abbiamo badato a spese, veramente. È il matrimonio proprio alti livelli questi. Niente, ce ne possiamo andare, ragazzi. Quindi, cioè, comunque mi raccomando, guardate anche il video da lei, che là io ho fatto una proposta assurda, ragazzi. Vi dico subito che il real stavo morendo. Stavo svenendo, ragazzi, perché comunque è stata un'emozione unica. Sembrava così vero che l'avevo presa seriamente quella roba. Ok? L'ho detto. Però è vero. Cioè, alla fine, quando... se ti metti... se... diciamo, se lo fai bene il personaggio, ok? Dopo pensi che sei tu, e quindi è normale. Non sarei umano a non provare veramente un'emozione vera. E quindi è stato proprio figo provarla, perché... non lo so, veramente, veramente. Punto, ragazzi, non andiamo avanti. Ok, ce ne possiamo andare, ragazzi, ovviamente. Questi sono i video aggiornamenti del diario. Sono i video aggiornamenti del diario di Franklin, chiamiamolo così. Ok, solo per voi, dai, solo per voi. Faccio vedere pure questa chicca del mio conticino in banca, ragazzi. Stata sbang, ragazzi, guarda qua. Boom. Vedete? Ok, bank status active, ragazzi. Abbiamo i money qua sopra, giusto quei money per far risultare che non siamo dei criminali. Quindi giusto il 68.600 bombe. Però tutti i 20 milioni qua, che comunque c'è tanti soldi, li avremo là. Vedete qua, ho speso dei soldi, impostazioni, nuovo IBAN. Wow, poi ragazzi, spacchiamo tutto qua. Oh, ecco qua, ragazzi, abbiamo ricevuto la chiamata, vediamo un po'. Pronto? Signor Clinton? Sì, sono io. Ho saputo che le serve un autista per il suo matrimonio. Sì, infatti stavo cercando una persona fidata per questo grande evento. Se vuole ci potremo incontrare dietro il Bahamas, che ne parliamo meglio. Perfetto, io adesso sono libero, la raggiungo subito, va bene? Bene, a tra poco. A tra poco, grazie. Prego. Ok, ragazzi, andiamo a vedere. Ha detto che mi aspettava dietro al Bahamas. Ok. Diamo un'occhiata. E mi sa che è lui. Salve, è lei il contatto? Sì, sono io. Allora, mi dica un po' di lei. Cioè, come posso fidarmi, innanzitutto? Beh, conosco suo figlio. Timmy? Correvo con lui. Ah, è già una cosa positiva questa. Quindi siamo sicuri che lei può farci questa cosa? È un evento che non deve essere sbagliato in nessun modo. Non si preoccupi. No, ci tengo, perché se sbagliamo poi sa sì, che sì. Fine può fare, capito? E a me dispiace. Sì.
Ho sentito molto parlare di lei, so a cosa si va incontro. Sì. Però Per se tu fai le cose fatte bene avrai un buon compenso, veramente. il compenso non è un problema, lo faccio più per divertimento, per stare in compagnia. Allora, ok, sei il benvenuto. Ma con quale macchina verrai a prendere Tracy? Girati. Ah, questa. Sì. Può scegliere il colore dei cerchi, dei LED, le faccio vedere che si illumina. Vai, vai, Sempre salga, salga. sei aperta e te pareva che di qua è chiusa. No, vabbè, io la voglio ovviamente bianca, lucida. Oddio, è bellissima avanti. Con rifiniture viola, cerchi viola e anche interni viola. Ok, va bene. Provvederò a farlo allora. Ma chi sarebbe questo qua, Scarboy? È il mio soprannome, diciamo. Ah sì, ma appartiene a qualcosa? Qualche crew? No, sono uno solitario. Tanto ovviamente tu mi stai dicendo che sei un artista, però mi informerò. Sappilo. Watch ho proposto questa cosa, c'ho già dei fogli in macchina. Allora dammi il curriculum, dai. Dice che hai frequentato anche le zone di Tokyo. Cosa facevi Basta guardare il BMW e si capisce. lì? Ma mica hai problemi con la legge? Solo qualche infrazione, ma nulla di che. Qua si dice che sei passato da un autovelox a 310 all'ora, veramente. Sì. Qua si dice che sei single. Purtroppo. Ok. Nulla, comunque dai, ti voglio dare questa possibilità, basta che vieni in orario, non ci deludi. Mi Veramente. dici tutto tramite messaggio, tanto il mio numero ormai ce l'hai, mi scrivi l'orario, Sì, ti farò quello. sapere, diciamo, all'ultima mezz'ora, ok? Quando sarà questo evento. Non posso Ok. rischiare che tu lo dici a qualcuno, capito? Sì, io vado già a preparare la macchina dopo questo incontro, allora almeno siamo già pronti. Preferisci un bianco perla, un bianco ghiaccio, Voglio, te l'ho un... detto, bianco ghiaccio, cerchi viola, luci viola e interni viola. Quindi, Va bene, va diciamo, bene. sarai tu a prendere mia moglie, la mia futura moglie. Ok. E quindi comportati bene. Io me ne Non vado, molti. Duke. Va bene. Mi volevi dire qualcosa? No, dicevo che quasi nessuno sa il mio nome. No, no, ma non deve saperlo nessuno. Quindi vediamo come ti comporti per questo lavoro e poi vediamo Va di bene, trovarti un lavoretto in futuro. va bene. Perfetto. Scappo che devo comprare i vestiti. Va bene. Ma ben buoni preparativi. Sì, ciao.